Ennesimo incidente stradale sulla SS19 che collega i due centri più importanti della Piana del Sele. L'impatto violentissimo tra Eboli e Battipaglia all'altezza della rivendita di materiale edile della ditta Villani. L'incidente è avvenuto proprio nello stesso luogo dove circa 2 mesi fa, il 15 dicembre del 2018, morirono Vincenzo Dell'Orto e Francesco Giugno. I due giovani ebolitani rimasero vittime di uno scontro tra più auto. Il sinistro tra una Ford e una Smart è avvenuto ieri sera intorno alle 20. A bordo delle autovetture, 4 persone, tra cui anche una bambina, tutte trasportate tra gli ospedali di Battipaglia e quello di Eboli, dalle autoambulanze della Croce Verde di Battipaglia, della Misericordia e del SAUT di Eboli. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Eboli per liberare una donna intrappolata nelle lamiere contorte della propria auto. A fare i rilievi del caso per la ricostruzione della dinamica, i carabinieri di Eboli. La SS19 è rimasta chiusa per qualche ora per consentire di rimuovere le auto incidentate e ripulire la sede stradale sporca da olio e carburante. Fuoriusciti dopo lo scontro. In ausilio ai carabinieri, sia la polizia locale di Battipaglia che quella di Eboli, che hanno provveduto per la propria competenza all'inibizione al traffico veicolare. Un appello alle autorità affinché l'ANAS, gestore della strada, realizzi una migliore segnaletica, un impianto di pubblica illuminazione e soprattutto installi un dissuasore di velocità. Solo con la messa in sicurezza della SS19 si potranno evitare i feriti e i morti degli ultimi anni.